Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. È il giorno dell'impeachment per Donald Trump. Infatti i democratici hanno fatto partire oggi la tabella di marcia del voto che durerà in pratica per quasi tutta la giornata e sera notte italiana. Dibattito cominciato alle 15, durerà 6 ore. Il voto è previsto intorno alle 22:30 ora italiana. Trump ha denunciato una crociata faziosa nei suoi confronti e scrivendo alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha parlato di tentativo di golpe. Immediata è stata la risposta della speaker democratica che ha detto la risposta e la lettera di Trump sono ridicole e nauseanti. Si prevede il bel tempo per le festività di Natale e Santo Stefano, e quanto dicono i meteorologi. Tutto questo dopo il maltempo che fino a domenica prossima potrebbe rovinare lo shopping delle feste al nord e nelle regioni tirreniche. L'Italia sarà concentrata da uno sforzo di alta pressione in rimborso nel Mediterraneo e una perturbazione atlantica a nord delle Alpi. Il 23 il tempo sarà instabile, ma già il giorno dopo l'alta pressione tenderà a rimontare da ovest ed a portare un molto bel tempo nel corso delle festività di Natale e Santo Stefano. Puoi intenderci vigilia di Natale, Natale e poi, come detto, il giorno di Santo Stefano. Poi le temperature torneranno sulle medie di questo periodo. Andiamo avanti, la cronaca ci porta adesso a Lucera, dove nei giorni scorsi il nucleo operativo ecologico di Bari ha sottoposto a sequestro preventivo parte di un impianto di compostaggio comprendente un impianto di biofiltro e due capannoni. Per un valore stimato di circa 1,5 milioni di euro. Era da diverso tempo che il NOE stava investigando su questo, coadiuvati anche dai carabinieri della compagnia di Lucera. Si lamentavano i cittadini per la presenza di un forte, sgradevole odore tipico del trattamento della raccolta differenziata. Stamane a Cerignola nel Poggiano, conferenza stampa della commissione prefettizia al comune Opantino. Sono stati messi in evidenza molti argomenti che hanno tenuto banco nel dibattito di questi giorni attraverso gli organi di informazione: la vicenda della SIA, la situazione della villa comunale, del verde pubblico, il teatro Mercadante, la situazione anche inerente il settore sociale e in ambito sportivo, la vicenda del Palafamina Tatarella, su cui la stessa commissione prefettizia ha chiesto all'azienda che ha realizzato quel palasport di adempiere alle normative vigenti in merito appunto alla legge. Su questo ascoltiamo questa parte del passaggio del commissario prefettizio Postiglione alla nostra domanda che gli avevamo posto proprio sulla vicenda del Palafamina. Ascoltiamolo. Il Palafamina, dobbiamo chiarire che quella è una struttura costruita da privati che deve essere ceduta al comune a conclusione della sua realizzazione e il contratto fatto con la società Famila che lo sta realizzando attraverso un'impresa, insomma, che sta facendo i lavori, deve consegnarlo con l'agibilità conseguita. Questo prevede il contratto che non abbiamo fatto noi, abbiamo trovato, abbiamo controllato, per cui abbiamo detto a questi signori, a fronte della, diciamo, presa di posizione del CONI, dei vigili del fuoco, che hanno fatto capire nel corso di un incontro della commissione di vigilanza che avrebbero fatto dei sopralluoghi per verificare e nel caso avrebbero chiuso la struttura e avrebbero anche tratto le conseguenze sul piano delle responsabilità, cioè avrebbero denunciato noi perché, insomma, il Palafamina non aveva l'agibilità. A questo punto siamo stati costretti a chiudere la struttura, a restituirla alla ditta che
praticamente deve completare i lavori, cosa che la ditta sapeva, ma che non so per quale motivo, insomma, questa struttura sia stata usata quando non era ancora in condizione di essere usata. Le questioni di sicurezza sono importanti, non si possono aggirare attraverso l'uso di ordinanze contingibili e urgenti che servirebbero per evitare i pericoli, non per creare il pericolo per chi poi si infila nella struttura. Quando parlo di pericolo non parlo di pericolo imminente, non parlo di pericoli di crollo o di chissà che, però noi abbiamo una normativa che impone determinate regole, determinati comportamenti anche da parte di chi gestisce la struttura e di chi la frequenta. In caso di incidente, incendio o qualcosa, le uscite di sicurezza si devono conoscere, devono essere ben indicate, i percorsi che la gente deve fare per evacuare devono essere ben indicati. All'esterno atleti e pubblico non devono incontrarsi, perché insomma le hanno pensate tutte sulla base degli incidenti, delle vicende che sono già accadute presso impianti sportivi. Faccio un esempio: durante la partita un componente della squadra avversaria commette un fallo particolarmente grave, avvertito come odioso dai tifosi di casa, insomma. Se poi sul finire della partita accade un incidente che impone l'evacuazione non può avvenire per tutti dalla stessa parte, no? E hanno previsto l'obbligo di percorsi specifici per gli atleti e percorsi specifici per il pubblico. Tutte queste cose, insomma, non erano state ancora chiarite. Per cui io sto chiarendo insieme ai Vigili del Fuoco e al rappresentante del CONI, e per evitare insomma di finire nelle ansie di un processo a nostro carico, insomma, ovviamente ho dovuto fare quello che era naturale, di consegnare la struttura e dire: sentite, la struttura ce la dovete dare completa di agibilità. In questo momento ripetutamente si è riunita, si sta riunendo la commissione comunale di spettacoli. Nel corso di queste riunioni sono state esaminate tutte le, diciamo, situazioni che devono essere ancora chiarite, perché non era stato fatto. E ieri mi sembra c'è stato un sopralluogo dei Vigili del Fuoco per regolare l'insieme delle vie di fuga, soprattutto nella parte esterna della struttura. La struttura è molto bella, io l'ho visitata, sono andato a rendermi conto di persona e, diciamo, ho dato anche un piccolo contributo, un'idea, insomma, ispirandomi a una struttura che costruimmo nel mio comune, su come risolvere il problema della barriera che ci deve essere tra il pubblico e gli atleti che sono impegnati nella gara. Ma più di questo non posso fare, perché non possiamo impegnare il comune in una spesa che deve essere fatta per contratto da chi ha realizzato, anzi sta realizzando la struttura. Devono completarla, e questo è il motivo per cui il Palazzo d'Areo è chiuso, insomma, perché non si può giocare in un cantiere. Queste sono norme previste da leggi che noi rispettiamo. Né io penso di poter emettere ordinanze per far giocare nel Pala Tatarella quando il Pala Tatarella è privo di agibilità.
Naturalmente su questa vicenda e sulle altre torneremo ad approfondirle nel corso dei nostri appuntamenti con il nostro telegiornale e nelle nostre edizioni del TG Sportivo. E adesso la mia pagina sportiva con il calcio che questa sera si dà appuntamento per la Serie A con due importanti sfide in corso mentre andiamo in onda il primo tempo della gara tra Sampdoria e Juventus. Valida per il 17° turno del girone di andata, una crocevia importante tra salvezza e lotta scudetto con i blucerchiati reduci dal successo nel derby della Lanterna contro il Genoa per 1-0, mentre la Juventus vuole tentare la prima fuga solitaria visto che è in condominio con l'Inter. Stasera verrà recuperata alle 20:45 anche un'altra sfida, questa volta però valida per la settima giornata di campionato che non si era disputata a causa della morte del presidente del Sassuolo Squinzi. Quindi Brescia-Sassuolo si giocherà questa sera alle 20:45 appunto per recuperare l'intero turno di quella giornata. Con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di prima serata. Grazie per essere stati con noi. L'informazione di Speciale News Web 24 torna come sempre domani mattina con il nuovo giorno. Buon proseguimento di serata a tutti.